Ciao a tutti, come state? Io ho oggi un pacchettino di Michelle Nails e sì, per favore ignorate le mie unghie che hanno decisamente bisogno di essere sistemate, ma ci sto lavorando, quindi in questo momento sono ancora però così nudine. Facciamo subito l'unboxing del pacco di Michelle Nails. Primissima cosa che noto è che hanno cambiato i pack. Non sono mai arrivati in questa scatolina, è la prima volta che mi arrivano, quindi mi ero già accorta nell'ultimo ordine che avevo fatto che i barattolini erano leggermente diversi, però ancora non arrivavano nelle scatoline, perlomeno non mi sembra. Qui c'è anche l'omaggino, che loro mandano sempre un omaggino con ogni ordine, tutte cose un po' diverse. Questo è... che cos'è? Omaggio Color Test. Ah, è quello col pennellino sottile per fare i decori. Non ho preso nulla di chissà che, non mi ricordo di aver preso dei colori, ho preso sicuramente delle basi e due top, uno che conosco già e uno invece che lo volevo provare. Quindi vediamo subito che cosa c'è qui, che non c'è scritto da fuori, quindi apriamo la scatolina. Ok, la rubber base, questa nella colorazione, credo trasparente. Sì, perché non c'è scritto niente, ne ho prese tre di quelle trasparenti. Esatto. Questa è la sua densità, vedete, è abbastanza liquida. Io questa inizialmente l'ho acquistata per fare il semipermanente, quello classico, quindi da utilizzare come base sottile, stesa a smalto. Poi ero rimasta senza la mia solita base Gammi, che utilizzavo invece per fare quello rinforzato. Non sapevo come fare perché ne avevo bisogno e non avevo nient'altro da poter utilizzare. E quindi un giorno ho cominciato ad utilizzare questa sulle mie clienti per fare il semipermanente, quello rinforzato. E da allora non ho più cambiato, la adoro, a parte che ho risolto veramente tantissimi problemi di sollevamenti, mi tornano le clienti con le unghie perfette, a parte vabbè qualcuno magari proprio che se le spacca, ma quello è un altro discorso, ma non mi causa sollevamenti, che è fantastico. La utilizzo addirittura senza alcun tipo di primer, o io ho praticamente smesso di usare il primer sulle clienti, quasi del tutto, e mi piace perché essendo così liquida io con due movimenti ho fatto il rinforzo. Addirittura non mi serve neanche mettere il dito al contrario, semplicemente col pennellino la muovo ed è già perfetta. Cioè, io mi trovo veramente da Dio con questa base rubber. Quindi ve la straconsiglio, questa qui di Michelle Nails. Apriamo un'altra scatolina, che ha sempre un'altra base rubber, sempre di quelle trasparenti. Esatto. Altra base rubber trasparente, come vi dicevo, ne ho prese tre. Vediamo qui cosa c'è. Ok, ho preso la rubber base nella colorazione nude light, che non ho mai provato. Vediamo un po' com'è. Oh, che carina, è molto molto rosata. Io ho la cover beige, che quella invece è più marroncina, proprio beige. Questa invece è più rosata. L'unico difetto, tra virgolette, che hanno queste basi rubber è che non sono molto coprenti, quindi anche queste qui colorate danno un effetto comunque semi coprente, non proprio coprentissimo, come ad esempio può essere la Gammi, la 02, che è stupenda, la Gammi 02, che è proprio un bel rosa, proprio coprente, quasi colore. Mentre queste, se volete un effetto un po' coprente, stile gel cover per intenderci, dovete metterci sopra poi qualche altro colore semitrasparente se volete tenere un po' questo effetto camouflage. Solo con la base non riuscite ad averlo, vi si intravede comunque sotto la vostra unghia. Ok, ho preso anche un primer, questo da tenere qui a casa che mi serve per me, non per il lavoro perché al lavoro ce l'ho, ma qui a casa nel mio studio dove faccio le mie di unghie e vi faccio i video per voi. Ero rimasta completamente senza primer, quindi questo ci voleva, lo metto già in posizione. E poi ultime due cose che ci rimangono da aprire sono due top. Vediamo, il quick top in realtà lo conosco già, lo utilizzo già da un po'. Sono entrambi top senza dispersione perché io le adoro. Questo qui ha una densità non altissima, ma comunque non è neanche super liquido. Hanno cambiato un po' il pennello, mi sa. Vediamo
sembra anche un po' meno denso del solito, vabbè. Ho avuto un periodo di amore-odio con questo top. La storia completa ve l'ho raccontata su Instagram. Praticamente mi accorgevo che non polimerizzava bene, ma alla fine mi sono resa conto che era la lampada. Quindi io all'inizio davo colpa al prodotto, in realtà poi era la lampada che non polimerizzava più correttamente. Quindi l'ho riacquistato perché comunque è un top fantastico. Le clienti mi tornano con il top bello lucido al momento del refill, quindi piuttosto buono, e avendo anche questa densità leggermente un po' alta, se avete qualche dislivello oppure magari avete applicato qualche glitter, insomma qualche applicazione che risulta un po' più spessa, girate l'unghia e riuscite a far livellare bene il top. Questo qui invece non l'ho mai provato, il Top Coat No Wipe, si chiama proprio così. Però qualche ragazza me l'ha consigliato su Instagram e l'ho provato. Vediamo com'è la sua densità, se è più liquido o, ma più o meno siamo lì, come densità mi sembrano uguali. Quindi, insomma, vediamo quale dei due mi piacerà di più e poi deciderò quale continuare ad acquistare. E questo è tutto, quindi oggi video molto rapido. Fatemi sapere nei commenti se siete interessate a vedere in azione queste basi rubber per fare. Ditemi voi se preferite il semipermanente classico o il semipermanente quello rinforzato. E se preferite vedere quella trasparente o quella nude light, insomma. Fatemi sapere nei commenti così so che cosa registrare come prossimo video. Ricordate di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritte e di seguirmi anche su Instagram per tutti gli aggiornamenti sui prodotti che provo e testo per voi. E vi aspetto ai prossimi video. Ciao!